Siamo con Riccardo Corino, direttore generale di Banca d'Alba. Qual è la salute di Banca d'Alba? Beh, la buona salute, abbiamo compiuto 120 anni ed abbiamo compiuto in buona salute. Il 2015 è stato un esercizio proficuo, un utile atteso di 18 milioni di euro che ci consentirà una maggior patrimonializzazione per rendere Banca d'Alba sempre più solida. E per il futuro quali sono le strategie che porteranno la banca ad essere sempre più solida? Ma la strategia principale ovviamente è proseguire nella nostra missione, che è quella di servire le aziende e le famiglie del nostro territorio. Noi vogliamo essere fedeli a quella che è la missione che da 120 anni contraddistingue una banca cooperativa come la nostra. Una banca però, visto che la domanda è sul futuro, molto attenta a tutti i nuovi servizi, agli strumenti innovativi da dedicare per un maggior servizio alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Siamo con Fritz Cerruti, presidente di Banca d'Alba. Presidente, la banca ha avuto un eccellente risultato nel 2015. Fiducia, fiducia, fiducia. Lei cosa ci dice? Fiducia. Cioè abbiamo, diciamo, fatto i nostri 120 anni, l'abbiamo fatti con tanta gente, tanti soci, tanta gente che è venuta, ma soprattutto abbiamo raggiunto dei risultati veramente eccezionali. Il primo risultato è quello dei soci, io dico sempre, 2500 nuovi soci nell'anno. Poi anche i risultati del conto economico, del conto patrimoniale sono eccezionali. Questo anche in un anno difficile, ma con l'impegno e l'entusiasmo dei nostri dipendenti, 460, e di tutti i nostri soci, di tutti i nostri clienti. Abbiamo diciamo anche l'utile, è stato di 18 milioni, per cui è un utile importante, che fa sì che il nostro patrimonio sia sempre più a garanzia della nostra banca. Abbiamo aumentato la raccolta complessiva di 300 milioni, per cui è di nuovo un dato eccezionale, e anche gli impieghi stanno aumentando. Negli ultimi tre mesi aumentano anche gli impieghi, soprattutto i mutui prima casa, perché nell'anno ne abbiamo fatti oltre 1000. Per cui questo, diciamo, tutti questi risultati, diciamo, sono eccezionali in un anno non facile. Grazie. Buongiorno, oggi un grande giorno anche per l'ASL, che riceve in donazione da Banca d'Alba un importante apparecchio per la diagnostica. Come cambia? Questa apparecchiatura ha delle caratteristiche molto innovative, perché ci permette di utilizzare la risonanza magnetica in maniera specifica per esami molto molto accurati, quello che riguarda la cardiologia, ma in futuro anche l'ortopedia, l'urologia e altre branche sanitarie. Grazie direttore, grazie mille.